con l'arbitro che fischia tre volte. Inter batte Rangers 2-1 come in campionato, e stavolta però veniamo eliminati come in Carabao Cup da un'altra italiana. È stata una partita tosta, difficile, complessa, diversa rispetto a quella di Carabao Cup e, se mi posso permettere, anche rispetto a quella di campionato. Adesso in teoria ci toccherebbe il Leicester, ma prima di affrontare le Foxes c'è un giocatore ristabilito. Vediamo un po' di chi si tratta, di Insigne. Poi offerta per il prestito di Morelos, ci frega il giusto perché tanto non ne si muove da qui, anche perché è l'unico che segna al momento e questa cosa è incredibile. Va bene, per quanto riguarda Insigne, molto bene, sicuramente non lo abbiamo al 100% per la sfida contro gli inglesi, ma al tempo stesso dobbiamo sperare che torni al 100% il prima possibile, perché lo abbiamo visto anche con l'Inter, i ricambi sono fondamentali. Comunque sono soddisfatto, al di là della sconfitta, ormai è inutile che ci lamentiamo con FIFA, lo conosciamo a memoria il gioco, quindi va bene così. Questa è la classifica momentanea. Il Leicester in teoria ci è molto dietro in classifica, ma dire che all'andata ci abbia dato una lezione di calcio è dire poco. Quindi vediamo un po' che succede. Questa è intanto la classifica che state vedendo. Leicester, ricordiamo, per quanto riguarda i ragazzi, allenato virtualmente da Giulio Ferrari. E quindi, Giulietto, facci sto favore, perché dobbiamo vincere e dare continuità ai tre gol rifilati da parte di Gnabry alla Lazio. Pellegrini, la porta a spasso, dentro c'è Gnabry, attacca la profondità di Dybala come Agüero, il tocco è però orizzontale per Vidal, tra le linee c'è Dybala che arriva in zona tiro, riconsegna il pallone a Gnabry, eccola qui la continuità che chiedevamo, che sognavamo. Serge Gnabry, quarto gol nelle ultime due partite dopo la tripletta alla Lazio, anche in gol contro il Leicester, 1-0. Evans a rimorchio per Tielemann, poi Aubameyang con il sinistro, esterno della rete. Profondo Buffon a cercare Gnabry, Vertonghen lo disturba ma a rimorchio c'è Vidal. Dybala, Agüero gira benissimo per Vidal che arriva anche in zona tiro, vuole il destro! Potente e fuori credo di millimetri, mamma mia Vidal, che bolide, peccato. Le battine manda la bandierina. Occhio al belga. 26 nel primo tempo. Palla sul secondo palo Buffon. Verso Gray però, che di testa la rimette per Evans. Buffon in calcio d'angolo. Sempre meglio Gigi, sempre meglio nelle ultime partite. Agüero gira con il tacco per Vidal, detta il passaggio di Dybala. Preferito invece Tierney, con la gioia dentro. Tierney in percussione, sinistro di Kieran Tierney. Eccolo qui, il calciatore che conosciamo, il talento di Tierney, che si fa tutta la corsia e poi butta giù la porta. 2-0 Rangers. Primo squillo in questa Superlega dell'esterno basso prelevato dall'Arsenal. Ancora Marco Verratti, attaccato da Vidal, riesce a trovare Carlos Vela, dentro però il Brighton. Scambia con Aubameyang, occhio al 14, che entra in area, isolato Buffon. Adesso sì che ti riconosco Gigi, sicuro, convinto, calcio d'angolo. Gray tiene il possesso, arrivo, commette fallo ma c'è il vantaggio. Aubameyang, all'indietro, Tielemann dentro per Verratti e gol dell'Leicester. Bella azione dell'Leicester, stavolta impotente Buffon. 2-1 e adesso attenzione perché siamo soltanto al minuto 7 del secondo tempo. All Brighton, dentro ancora per Verratti che adesso ha preso fiducia, cerca il cross d'esterno, la palla resta lì e Tielemann la mette sul fondo. Che chance per il Leicester, che brivido per i Rangers, tutto maledettamente aperto al King Power Stadium. A lanciare verso Carlos Vela, che ha preso il tempo a Insigne, che addirittura sta ripiegando, fa il terzino sinistro Insigne, ed è stato saltato, secondo palo Semedo per Buffon. Ma noi siamo veramente pazzi quando facciamo queste cose, efficaci però questa volta. Poi attenzione al rinvio di Buffon, non accetto di prendere gol così ragazzi, la rigioco, se prendo gol così per l'ennesima volta la rigioco, perché Buffon non puoi fare questi rinvi così, grazie, gentilissimi, possiamo ripartire. E fischia tre volte il direttore di gara, vincono i Rangers, vincono ancora,
dopo una vittima illustre come la Lazio e la sconfitta di mezzo contro l'Inter, seppur in FA Cup, quindi non si parla di Superlega, qui c'è un'altra vittoria molto pesante perché è una rivincita praticamente. Abbiamo subito una lezione di calcio dall'Leicester all'andata. Oggi, almeno nel primo tempo, gliel'abbiamo inferta noi, poi nella ripresa è stata un'altra partita molto equilibrata, loro hanno rischiato anche di pareggiare, fortunatamente così non è stato, quindi 3 punti in tasca e testa al Napoli per chiudere l'episodio nel migliore dei modi. Ora, prima di giocare contro il Napoli di Oreste, l'occhio naturalmente cade alla classifica, perché adesso possiamo cominciare a guardarla un pochino la parte alta, visto che stiamo acquisendo continuità e maturità. Dunque, la Roma conduce, sempre con i suoi 48 punti, a più 7 sul Real Madrid, a più 8 sul Milan. Poi a 39 c'è il Liverpool, a 38 il Napoli, 35 la Lazio, 34 l'Atletico, 31 noi. Quindi, potenzialmente, battendo il Napoli, potremmo volare a meno 4 dal quinto posto. Poi, ovviamente, bisognerà capire anche la Lazio cosa farà, avrà una trasferta comunque insidiosa contro il Celtic, l'Atletico ospita il Lione, insomma vedremo quello che accadrà. Noi pensiamo naturalmente a fare una cosa che non è scontata: vincere contro il Napoli. E poi altra rimessa per i Rangers con il tocco decisivo di Guedes, cercato sempre Gnabry, lascia Semedo che crossa morbidamente sulle prima di Dybala, Pellegrini a rimorchio, Agüero la gira, Ederson la lascia lì, Paulo Dybala in fuorigioco. In fuorigioco la gioia. Sarebbe stato un gol molto importante per lui, viste le ultime prestazioni negative. Guedes. Poi lancio a cercare Lukaku che è un muro praticamente, Koundé stavolta non arriva e Hamsik la mette sul fondo. Brivido, che si è fatto male anche Koundé. Si è fatto male Koundé e mi suggeriscono Insigne, non ho capito. Intanto rinvio di Buffon, da dimenticare, come molti. Guedes, occhio al Napoli, sinistro sulla traversa. E poi la tiene lì Van Dijk. Palla gol per il Napoli. Ancora trema la traversa colpita da Guedes. De Bruyne che si è ripreso, mentre Koundé ancora no, ma non abbiamo difensori in panchina. Quindi l'apertura che arriva, poi sponda. Buffon cosa ha preso? Buffon cosa ha preso su Hamsik? Sta diventando illegale Buffon ed è clamoroso perché proprio sotto lo scorso episodio, più che mai, è stato pieno di insulti e critiche a Gigi. Mi avete chiesto di comprare un altro portiere, ma in questo episodio sta facendo qualcosa di clamoroso. Qui Lukaku e Buffon, sempre Buffon. Ultima azione forse del primo tempo, si fa giocare l'arbitro. Aribo cerca Gnabry, fa giocare l'arbitro e Gnabry vola ancora. Siamo in 3, la porta l'11 che entra in area. Destro ha preso Aribo. Secondo me ha preso Aribo. Lukaku. Prossimo impegno dei Rangers contro il Dortmund, che voi vedrete la prossima settimana, nel prossimo episodio. Vi aggiornerò naturalmente su Instagram, quindi vi ricordo di seguirmi. Intanto contropiede con Ojo, che fa in percussione praticamente. Poi lascia il Kun, dentro Gnabry. Agüero aspetta, ancora Ojo. Parte sempre Agüero, siamo pochi però. Quindi Ojo la tiene, va dentro anche Pellegrini. Servizio ottimo, per il destro deviato sul palo. Ederson la lascia lì. E Agüero segna il più facile dei suoi gol in stagione. Passano i Rangers col gol del Kun al minuto 10 della ripresa, 1-0. De Bruyne, va dentro Hamsik. De Bruyne si mette in proprio, lascia Lukaku, Buffon, non si passa. A profondo Ederson, di testa Tierney, teniamo alto questo pallone, bravi ragazzi. Tacco di Insigne per Vidal, c'è Gnabry, c'è Agüero vicino, c'è Tierney, dentro dal Kun, che azione! Destro di Agüero, 2-0, e questo è grande calcio, tutti a casa, punto esclamativo. Con il gol del Kun al 90esimo, fa 10 in campionato e manda in paradiso i Rangers, adesso a meno 4 dal quinto posto, dopo essere stati praticamente all'inferno per metà girone d'andata. Adesso abbiamo tutto il girone di ritorno per sognare in grande. Eccolo qui, il fischio finale, esulta moderatamente Ibrox, perché è una vittoria che potrebbe anche essere fine a se stessa, se poi non daremo continuità. Quante volte l'abbiamo detto? Perché effettivamente nella prima parte di stagione così era. Poi però va detta un'altra cosa: Lazio battuta 3-2, Leicester battuto 2-1, Napoli battuto 2-0, in mezzo segue la sconfitta in cui comunque ci siamo imposti dal punto di vista del gioco contro l'Inter,
insomma, una squadra che sta facendo tanto bene. Tra l'altro, prima della Lazio, vado a memoria, avevamo vinto anche un'altra partita, quindi dovrebbero essere 4 di fila in campionato. Correggetemi se sbaglio, ma rivedrò. Comunque sia, 2-0 adesso. Sorridiamo con la classifica e poi naturalmente ci salutiamo. Ricordandovi che cosa? Instagram, seguitemi per rimanere sempre a contatto con me e ovviamente per conoscere anche l'uscita dei video. Per il momento questa è la classifica che guardiamo dall'alto verso il basso, con la Roma che ormai sta scappando, con tutte le altre via via, con noi che siamo adesso a meno 3 dall'Atletico Madrid, a meno 4 dal Napoli e dalla Lazio, attenzione, e poi in coda troviamo Juventus, Celtic e Lione. Grazie per aver seguito questo ritorno della Superlega. Vi prometto che la prossima settimana farò in modo di far uscire almeno 2 episodi, se riesco, perché dobbiamo recuperare, visto che siamo praticamente a settembre, ma siamo abituati a essere in ritardo con la carriera tutti gli anni, quindi non vedo quale sia il problema. Un bacione, never give up e bella riga, alla prossima. We'll be right back.